Pescara-Perugia 1-1 il risultato. Nel primo tempo la sbloccata alla prima vera opportunità, Ledian Memushei, l'azione molto bella è nata da uno show personale di Sottil che è stato messo giù al limite, calcio piazzato battuto da Brugman, palla sulla barriera ribattuta con il destro micidiale di Memushei. A dire il vero il Pescara non si è fatto schiacciare dal Perugia, ha continuato a giocare una buona partita. Perugia mai pericoloso nel primo tempo, Fiorillo si è sporcato i guanti soltanto su un sinistro da posizione decentrata di Vido, stesso copione anche nel secondo tempo, anzi il Pescara ha avuto due buone opportunità per raddoppiare, la prima con Ciofani in transizione, la sua conclusione è stata contrata in corner, poi sempre un'azione nata sulla catena di destra, il pallone è terminato sul destro di Brugman che da ottima posizione ha però alzato troppo la mira. Il Perugia ha preso poi un po' campo, Falzerano nel ruolo di mezzala destra ha dato più spinta offensiva alla formazione del tecnico Nesta, meglio anche Bianco rispetto a Carraro. L'azione del Perugia del pareggio, prima c'è stata la prima grande opportunità sugli sviluppi di un corner, il tocco di Sgarbi, Ciofani e il palo hanno salvato il Pescara, poi l'azione nata dal lato corto dell'area di rigore, il cross di Falzerano, colpo di testa di Vido a scavalcare la difesa, a scavalcare Fiorillo, palla sotto la traversa. Partita poi tutto sommato equilibrata, il Pescara ha continuato anche a spingere, soprattutto con Sottil prima che venisse sostituito. Al 36esimo, secondo giallo per Sgarbi, Marras è diventato un po' lo specialista nel procurare le espulsioni agli avversari. Pescara che ha provato a vincere la partita dentro Bellini, ricordiamo che Monachello non era in distinta, ma tanta pressione, l'inserimento di Balzano non ha fruttato praticamente nulla, anzi ha chiuso avanti il Perugia, ma per temporeggiare sugli sviluppi di un corner il direttore di gara non ha permesso proprio di battere il secondo calcio d'angolo, è arrivato il triplice fischio. Pescara-Perugia 1-1, un buon punto io direi per entrambe in chiave playoff.